Ricordare Giovanni Lucchese, Leo Turrini, parlando dei giovani, ma soprattutto occuparsi del loro futuro. Beh, sai, questo premio ormai è una tradizione, no? È una cosa bella che si lega al territorio, al ricordo di un grande imprenditore, e soprattutto vuole anche essere l'occasione per cercare di convincere noi stessi, cominciando appunto dai minorenni, da quelli che vanno ancora a scuola, che non è vero che è finita, perché se una comunità, e non sto parlando solo del distretto della ceramica, dico l'intera Italia, si arrende all'idea che insomma possiamo solo andare indietro, allora diventa brutto sul serio. Per noi è importantissimo, ringraziamo la famiglia Lucchese, il dottor Claudio Lucchese, perché continuano in questo premio che è arrivato alla 26esima edizione, quindi iniziamo un nuovo quarto di secolo. Per noi è importante, e credo che ancora più importante sia per i nostri studenti, perché vedersi anche solo per un giorno all'anno, però così al centro dell'attenzione, dove il merito una volta tanto alla meglio, credo che sia la base di tanta motivazione che possono poi mettere nel loro futuro. Ogni anno comunque prendi ad esempio i grandi, insomma, dell'industria, i grandi della cultura, della musica. Quest'anno chi hai scelto? Noi quest'anno mettiamo insieme John Lennon, mettiamo insieme Felix Baumgartner, l'uomo che si è lanciato da 39.000 rotti metri, e Papa Francesco. Sono gli esempi di come l'immaginazione, il coraggio e la creatività possono aprire degli orizzonti nuovi anche a chi invece ha il sospetto di essere condannato a una vita di terza fila. Quattro ragazzi scalcinati di Liverpool che sapevano solo suonare la chitarra, il basso e la batteria, con il loro entusiasmo e la loro creatività hanno cambiato il mondo, perché i Beatles non è che siano stati soltanto, voglio dire, una realtà da hit parade, no? Hanno provocato un'autentica rivoluzione sociale. Erano in quattro, erano di Liverpool, non avevano da mettere insieme pane con panatico. E allora dobbiamo guardare a queste storie qui, a questa gente qui. Presidente, ogni anno il ricordo di Giovanni Lucchese, Turrini in modo magistrale lo ricorda attraverso queste testimonianze, John Lennon, addirittura il Papa, però credo, per rimanere con i piedi per terra, che il più grande esempio per questi ragazzi sia quello appunto di Florim, che in un momento difficile come questo ha investito 120 milioni di euro negli ultimi 4 anni, e credo che questo sia un bel segnale per il territorio, per la Florim e anche per questi ragazzi. Beh, abbiamo investito perché crediamo che ci possa essere un futuro comunque per le aziende di innovazione, come sempre stata la Florim. Allora Florgres, quando la creò mio padre nel 61, quindi sono passati più di 50 anni, e quindi continueremo sicuramente su questa strada, anche perché abbiamo visto che i risultati, a lavorare bene, a fare gli investimenti giusti, i risultati si ottengono. Guarda, quando ero bambino io, ci ha aiutato moltissimo in quella generazione, in me lontana, lo spirito degli astronauti, gli uomini che andavano sulla Luna con dei computer che erano grandi come un appartamento. Anche lì sembrava impossibile, però ci sono riusciti, sono tornati anche a casa. E allora adesso abbiamo l'esempio di questo, chiamiamolo così, fuori classe del coraggio, che è Baumgartner, che ci dà un insegnamento, non a dire fate delle cose folli, ma rendete possibile quello che sembra folle. E io credo che questo sia per i ragazzi uno stimolo meraviglioso. Perché avete scelto di abbinare il ricordo di Giovanni Lucchese a un istituto, alla scuola, ai ragazzi? Ma questo è stata una scelta già a suo tempo, ormai non quasi oltre 26 anni fa, e quindi fu una scelta, diciamo, di abbinare la nostra impresa, una scuola rivolta al tecnico, perché mio padre era un tecnico, mio padre era un ingegnere minerario, e quindi la scuola Sassuolo, allora ma ancora oggi più vicina a questo tecnicismo, è la scuola che ti volta.
Siamo con due dei ragazzi premiati. Il preside prima parlava di meritocrazia, quindi elogiava questo premio lucchese perché finalmente si può parlare anche di meritocrazia nella scuola. Cosa pensate al riguardo? Siamo felici di aver ricevuto il premio e penso che sia giusto comunque premiare chi se lo merita, chi si è impegnato per raggiungere tali obiettivi. Che prospettive vedi davanti a te? Ma intanto di studio, perché non si finisce mai e comunque dobbiamo continuare, e poi dopo si spera di inserirsi come si può nel mondo del lavoro. Qual è la caratteristica che Claudio Lucchese ammira di più o invidia a suo padre? Beh, mio padre era un uomo soprattutto che aveva un grosso rispetto per le altre persone, specialmente per le persone, diciamo, di ceti inferiori, e questo secondo me è la cosa migliore che possa avere un uomo, cioè il fatto di avere un rispetto verso il prossimo, inteso come le persone che ti stanno vicino ma anche quelle che ti stanno lontani, e in particolar modo quelle che sono più, diciamo, bisognose.